Alien Romulus di Fede Alvarez irrompe nelle sale cinematografiche italiane in pieno ferragosto. Irrompere e sorprendere, non essere troppo gentili con quelli che trova dall'altra parte del muro, è un po' il suo mestiere e devo dire che anche questa volta in questo senso è riuscito a compierlo. Il film eh, mi sono precipitato a vederlo perché ehm, è la saga per definizione di fantascienza della mia vita. Eh, si tratta proprio di, 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 di biografia questa, eh? cioè nel senso che. Eh, nel 79 ero un bambino troppo piccolo per vedere eh, Alien di Ridley Scott, ma lo recuperai pochissimi anni dopo, troppo pochi, e, e da lì fu una folgorazione, per cui ogni volta che usciva un Alien per me era, ehm, era un, un evento importante. Quindi aspettavo molto questa evoluzione da un regista che eh, sa fare benissimo il cinema e ogni volta che ehm, esprimo qualche perplessità, come ahimè devo fare in questa occasione, eh, direi quasi a tutto tondo, premetto questo. Eh, è Fede Alvarez che spiega il cinema a me e non il contrario. Nel senso che io quello che posso dire eh, è cosa si è mosso dentro di me mentre eh, lo guardavo. E allora alcune considerazioni che molto umilmente eh, mettiamo lì per vedere se insieme riusciamo a eh, ricostruire che cosa può essere successo. Perché? Ehm, beh, la prima cosa è un'intervista che io ho sentito uh, di Fede Alvarez prima di vedere il film in cui lui presentava il lavoro e lo presentava dicendo tra le tante altre cose interessanti lo abbiamo restituito a ciò che è sempre stato cioè un horror ora io su questo già avevo qualche sentimento contrastante perché dal mio punto di vista eh, Alien non è horror Alien è un film di fantascienza che ha avuto una straordinaria invenzione di innestare nella fantascienza le dinamiche dell'horror. Cerchiamo di essere più precisi, forse ne abbiamo anche già parlato sul canale. Che cosa intendiamo per fantascienza? La fantascienza si occupa di ciò che è lontano, di ciò che stiamo parlando di codici di genere, eh? Eh, di ciò che è ehm, misterioso. Di lontananze siderali e di armi distali, cioè e pulite molto nitide: sono spade laser, sono raggi, sono um, eh, armi silenziose perché lo spazio è pulito, lo spazio è terso e sono conflitti tra mondi, tra filosofie, tra sistemi di potere che a un certo punto si incontrano rappresentando l'uno per l'altro un nemico e un mistero. L'horror è qui, l'horror è sotto la sedia, l'horror è Freddy Krueger che con il suo artiglio spunta da sotto il letto, l'horror è qualcosa che somiglia a delle armi prossimali, appunto l'artiglio, la corda. Una pala, un ascia, un coltello, eh, e il, il mostro, diciamo, può essere qui, anzi, è qui, molto vicino a noi, anche se noi non lo vediamo. Alien costruiva questa commistione di generi perché attraverso l'invenzione gigantesca invenzione della prima, eh, de del primo episodio, diciamo, eh, si portava un alieno all'interno di un cargo mercantile che viveva una vita come una famiglia. Loro facevano insieme colazione, eh, parlavano, vivevano, eh, lavoravano, Beh, era una famiglia, era un interno. E questo interno era molto costruito come un interno di allora eh, che poteva ricordare le modalità della prima colazione, le modalità della vita conviviale. In questo arrivava e si inseriva qualcosa di distale, di lontanissimo. Ora, questo gioco, che è secondo me la magia di Alien, nel film di Fede Alvarez si perde, perché lui ci porta, anche in un modo interessante, su un nuovo pianeta, dove c'è una situazione politica eh, che noi possiamo molto facilmente riconoscere, grandi potenti che schiacciano centinaia di migliaia di schiavi e tentativo disperato di questi schiavi di fuggire via. La capacità ehm, tecnologico-informatica, ehm, scientifica dei giovanissimi è a volte superiore, eh, anche in quel mondo lì, probabilmente alla media di quelli più adulti e quindi è un gruppo di ragazzi che scopre, sapete che qua faccio spoiler, quindi magari ci vediamo dopo la vostra visione del film, vi do tempo per staccare, ehm, scopre che c'è questa astronave che gravita intorno al pianeta. Come abbandonata, decidono di andarci con la loro navetta e di entrare lì e eh, con quella eh, di eh, ibernarsi e partire, scappare quindi dal pianeta in cui si trovano per andare su un'altra terra. Ora, eh, già lì c'era un elemento un po' eh, così perché per questi ragazzini è piuttosto facile fare tutta questa operazione, che invece per tutti gli altri di quel mondo sembra impossibile. Que già questa io non la capivo molto bene, so, molto facile andare via per loro, ehm, ma soprattutto quel che avviene dopo che questa navetta, questa astronave, per quel viaggio là non partirà mai. Perché? Perché lì dentro c'è alien e tutte le varie cose che poi possiamo immaginarci che succedano. Per cui il primo elemento che viene tolto a un fin di fantascienza nel vero senso della parola è quello del viaggio. Cioè, è vero che loro sono al di là dell'atmosfera del loro pianeta, ma all'interno di quella società è come se uno da Milano fosse, che ne so, a Meleniano. Eh, sono andato a Melegnano a incontrare della gente perché andare e venire sembra poco più che prendere un taxi. Quindi la dimensione della lontananza, sai, il siamo a 18 anni luce dalla terra. Porca miseria, quanto ci si mette in realtà poi, no? Eh, ci iberniamo per 270 anni e ci risvegliamo 35 anni. Ecco, quella roba lì non c'è, non è soltanto un fatto di magia, è un fatto di condizioni di partenza drammatiche. Perché non c'è il rapporto con l'assoluto, non c'è il rapporto con uno spazio per noi incalcolabile, non c'è il rapporto con grandezze siderali e abissali, che per noi sono semplicemente una, una metafora matematica dell'infinito, dell'imponderabile, dell'irraggiungibile. Vai a pescare nell'impescabile, non, non, non potrai mai neanche capire di quanto stiamo parlando. Ecco. Come si giocava una vita con questo mistero? E questa è la prima grossa mancanza dal mio punto di vista. Manca l'assoluto, manca l'infinito, manca il mistero. Perché sei accanto a casa. E allora tutto viene giù. Eh, tutto viene messo giù a terra e quello che doveva avere il tiro della fantascienza si riduce al tiro dell'horror. Non mi basta che sia alien il cattivo dietro la porta, se si comporta come un semplice cattivo dietro la porta. E la porta è qui, a un attimo da casa. Questa cosa qua è, ehm, è secondo me, una dimensione quasi spirituale, teologica, che c'è nel primo Alien tantissimo, ma anche nei eh, tre successivi per me, eh, che qui si perde. Eh, e qui faccio un inciso sull'acting degli attori, che per me è, come dire, uno degli elementi sempre più centrali, anche per lavoro, ma più costitutivi, diciamo, di una, di una narrazione filmica. Parliamo di Kayleigh Spini, che ehm, sicuramente mh, ci ha fatto vedere delle cose, almeno dal mio punto di vista, meravigliose, eh, sia ehm, come moglie di Elvis Presley, sia come aspirante giornalista fotografa in Civil War, ma vedendola nel film di Fede Alvarez ho sentito che rispetto a, adesso faccio un, un parallelo che non ha alcun senso, lo dico prima, eh, però rispetto a quello di cui era capace Sigourney Weaver, ehm, di evocare quello che non si vede, di agire internamente e che si veda negli occhi, nello sguardo e nell'acting un pensiero sul mistero, un pensiero sull'imponderabile. Non c'è nulla di questo, c'è moltissimo lavoro sull'inquietudine immediata lei è molto brava, è molto reattiva ehm, è molto dentro le situazioni si tira addosso tantissimo le circostanze date eh, di tipo fisico di tipo emotivo eccetera ma qui c'era una carta in più che bisognava giocare qui c'era veramente il rapporto col mistero e eh, mentre Sigourney Weaver è, eh, ti faceva sprofondare in queste domande che erano domande di senso lei non riesce molto la sceneggiatura non l'aiuta perché non va da quella parte anche se a un certo punto c'è una domanda eh, che poteva essere il balzo no? fra i due eh, uomini artificiali diciamo come si definiscono a un certo punto che sono implicati nella storia uno dice all'altro gli umani, prendi tu il comando perché gli umani sono ehm, costretti ad attraversare stadi emotivi Troppo numerosi e ehm, impegnativi, diciamo, prima di accettare la soluzione più logica, ancorché sia la più dolorosa. Questo era uno spunto bellissimo perché poneva il film su, al, da, dal mio punto di vista, perché poneva il film eh, in un piano di riflessione su che cos'è vivere. Grandissimo tema, che, però, negli altri è presente. Che cosa vuol dire vivere? Per esempio, quando uno sta ibernato 300 anni e si risveglia ancora 27 anni e sono morti anche i suoi pronipoti sulla Terra, che cos'è vivere? Ah, quelle erano delle domande molto grosse. Questa era una domanda molto grossa: che cosa è logico? Se gli esseri umani sono troppo emotivi? Se il fine della vita è raggiungere un risultato concreto, la risposta può andare da una certa parte. Se il fine della vita è come dire, essere in contatto, amare profondamente, sentirsi amati profondamente, la risposta può essere tutta un'altra. Il problema è la logica, è un sistema che procede da alcune premesse. Quali sono le premesse? Questo sarebbe stato bello e si poteva fare, senza fare filosofia, guardate quelli precedenti. Si poteva fare assolutamente. Um, mi sembra che manchi, oppure io non sono riuscito a vederlo. E poi c'è un altro punto, che eh, in un viaggio fantascientifico e anche non solo fantascientifico è centrale un eroe. Quindi se Kayleigh Spini è la protagonista del film, è su di lei che io voglio sentire l'arco dell'esperienza. Ma la storia non permette questo. Sono molto, eh, come dire, ben strutturate le prime sequence che coprono più o meno il primo atto del film. Ma da quando scatta la trappola per, eh, per l'eroe, lei è in una trappola rispetto alla quale può soltanto scappare e difendersi. Non c'è spazio, quindi, per una sua trasformazione interiore. Se l'ostacolo è, ne abbiamo parlato anche in una cosa precedente, quella su Auschwitz, se eh, andate a rivedervela, se l'ostacolo è troppo pesante per il protagonista. Il protagonista non può fare altro che scappare e soccombere. In quel modo io non lo vedrò mai agire e se non lo vedo agire perché la partita è troppo squilibrata, io non lo conoscerò mai. Lei non si trasforma. Lei reagisce, ma non esce dal film con dalla storia con una consapevolezza che prima non aveva, con una eh, convinzione profondamente cambiata rispetto all'inizio. Lei è semplicemente è riuscita a salvarsi, adesso certo che se l'è vista molto brutta e probabilmente dei cambiamenti dentro di lei questa cosa li porterà, ma lei non è arrivata in un altro punto della sua interiorità, non c'è nulla che l'abbia trasformata, semplicemente l'ha fatta franca dal mostro della porta accanto. Manca un eroe centrale, manca il viaggio e quindi manca la trasformazione. Guardate, la trasformazione più grossa ce l'ha l'androide quello che sta con lei, sul quale era partito così bene il film, così bene la sceneggiatura, era veramente, veramente così promettente il primo atto del film, ehm, perché lei accudiva questo androide con l'amore di una sorella, lo chiama mio fratello e c'è tutta una storia dietro. Allora lì, è vero, è un pezzo di ferro, eh, con dei sensori, con dei processori, però le cose sono quelle che sono per noi. Anche questo è un modo logico di affrontare la vita. Le cose sono quello che sono per noi e quindi io procedo non per ciò che la realtà materiale afferma o sembrerebbe affermare, ma per ciò che i miei valori affermano. Questo può fare un'enorme differenza tra rischio la vita anche se so che la perderò per te oppure non lo faccio perché so che in due secondi non riesco a aprire il portello e a richiuderlo prima che entri il mostro. Sono logiche tutte e due le cose, dipende dalle priorità, come dicevamo prima. Um, se manca questa trasformazione, se manca questo percorso di cambiamento, manca anche l'empatia, manca l'esperienza di aver spostato il mio cuore da un valore all'altro. Io non faccio il viaggio, e questo è il vero problema. E su questo voglio entrare nella regia di questo film che. Um, come dire, è molto tecnica, è molto sapiente, ma io voglio mh, sperare che questo lo vediamo tutti. Insomma, eh, non puoi mai parlare di un film girato male eh, davanti a questo alien. Però alcune perplessità a me vengono dal punto di vista narrativo. Perché? Bah, per esempio. Questo Alien, eh, dal punto di vista della differenziazione e dell'empatia con i personaggi, proprio perché io devo entrare in empatia con un eroe e fare il viaggio con lui. A me ha lasciato qualche dubbio perché, se voi avete in mente tutto il tessuto di immagini del film, i fondi sono molto uguali, molto scuri, molto eh, continui praticamente per tutti i personaggi. Io, quando sono uscito dalla sala, ho detto: Ma io adesso, se dovessi rielencarli tutti, avere un'impressione un emotiva di ciascuno di loro, non ce l'avrei. Andate a rivedervi quelli trascorsi, c'è una cura di ciò che sta oltre il personaggio, che distingue un personaggio dall'altro, di ciò che contestualizza ogni volta. Guardate che anche quando girate un film in cucina, questo discorso bisogna farlo. Cosa vedo dietro di lei, cosa vedo dietro di lui e come racconto lei? E come racconto lui con quanta luce alle spalle, con quanto movimento di fondo, eccetera? È uguale per tutti, è spalmato in un modo praticamente omogeneo. E questo ci li confonde. Da dove nasce questo? Secondo me nasce più dal desiderio di creare un clima generale, un mood generale, che non di raccontare un'esperienza umana. Se io impasto tutti i personaggi su un fondo costante e continuo, sto diminuendo la polarizzazione dei loro conflitti, li sto appiattendo, li sto amalgamando, questo fa del mio film qualcosa di più eh, omogeneo dal punto di vista della suggestione generale, ma di molto meno potente e polarizzato dal punto di vista narrativo. Eh, e l'altra questione ehm, è lo spazio filmico. Allora, come vi dicevo, nel primo Alien soprattutto, ma anche in tutti gli altri, anche quel terzo, quello della colonia penale per esempio, voi alla fine del film sapete dove stanno le cose. Avete la sensazione di aver abitato quell'astronave e qua si giocava la partita, cioè è l'estremamente distante qui vicino a me. Ehm, in questo Alien... Io ho fatto molto spesso fatica e sicuramente io sono molto invecchiato e dunque io non so, magari mi confondo io, ma lo spazio filmico mi è sembrato raccontato piuttosto faticosamente. Diciamo, nel senso che... Ma da dove escono quelli? Cosa stanno attraversando? Quel tunnel lì? Da dove a dove porta? Ehm, esattamente rispetto al pianeta, l'astronave dove sta? Allora anche semplicemente... Un totale con il pianeta di partenza, quello su cui l'astronave grande sta andando a, a picchiare e la loro navicella che sta facendo il viaggio. Banalissimo proprio per tirare la riga della banalità. Dammelo, orientami nello spazio e questo vale anche e soprattutto per gli interni. Perché è grave questo? Primo per il motivo che vi dicevo, perché se non è casa mia, non sento quella, quella cosa là che mi fanno sentire gli altri alien. Secondo perché io non ho la percezione di quali siano gli spazi sicuri e di quali siano gli spazi non sicuri. Eh, è chiaro che quando c'è questa marea di ehm, ragnetti, granchietti, non so, che corrono e una porta deve chiudersi in tempo per non farli passare, siamo a prova di scemo, è evidente, speriamo che si chiuda in tempo e che loro non passino, ma quello non è uno spazio raccontato, quello è semplicemente una leva. Ho trovato un po' di queste cose un po' facili e sorprendentemente un po' vecchie. Uh, la deadline posta all'inizio, abbiamo 36 ore prima che questa astronave si schianti contro il pianeta, uh, ce la facciamo in 30 minuti, ok? Quella cosa lì da quando viene detta è evidente che non succederà in quel modo e sappiamo già che ce la giocheremo all'ultimo secondo. Questa cosa ho capito, la deadline è uno degli elementi narrativi per creare tensione, però... A me sa che adesso noi la conosciamo un po' tutti e che o troviamo un altro modo eh, di creare tensione o troviamo un altro modo di usare la deadline, però questa mi è sembrata proprio. Alcuni effetti visivi, io non sono un appassionato per niente di effetti visivi, mi annoiano molto, ehm, la dimensione dell'horror mi piace poco, a me l'horror in generale interessa poco perché non, non, mi, non riesce mai a convincermi e quindi mh, è, è molto difficile insomma. Ehm, però qua a me mi è sembrato proprio. Sapete quei, quei parchi giochi, coi tunnel, con mostri ciattoli. No, quelle robe proprio un po' coatte. Ecco in alcuni momenti mi è sembrato un po' così. Ma lo dico in punta di piedi perché io non ci capisco di quelle cose, non me ne interesso molto. Cosa dirvi in definitiva di questo film? È passato un elicottero, ho dovuto interrompere perché penso stessero appunto cercando Alien, ma qui davanti al mio balcone. Proprio. E, mh, non è un film che mi abbia particolarmente convinto, come avete capito, però andate a vederlo. Divertitevi, eh, magari parlatene insieme e lasciatemi dei commenti qua sotto. Perché quando è così, io sono sicuro che ci siano delle cose che non sono riuscito a vedere. E magari anche in questo caso mi aiutate voi. Buona visione.